Vi ricordate il paraurti di questo camper? Abbiamo questo danno qui anche. Questa è vetroresina. È molto molto semplice. Facciamo così, prima di partire con la riparazione diamo una bella pulita in questa zona qui. Pulita la superficie, abbiamo valutato, il danno è soltanto questo, quindi direi di tagliarci un pezzettino. Ci sembra un lavoro difficile, però alla fine non lo è. Abbiamo il rivestimento è composto da schiuma poliuretanica e vetroresina. Noi dovremmo andare a fare la stessa roba, quindi direi di trovare il pari sulla schiuma poliuretanica con dell'altra schiuma poliuretanica, quindi andiamo a riempire il buco. Fatta la schiuma, questa qui ci mette veramente pochissimo ad essiccare, ci mette circa un paio di minuti, quindi se avete bisogno è questa qui, è ottima, perché così non dobbiamo stare lì ad aspettare un paio d'ore. Possiamo creare spessore perché è un bicomponente, quindi possiamo fare gli spessori che vogliamo. Fatta la schiuma, direi di trovare il pari con un cutter. E direi che siamo quasi pronti per andare a lavorare la vetroresina. Non possiamo fare una riparazione su delle parti così taglienti, quindi io direi di smerigliarci il bordino. Fatto lo svaso, mi sono anche allargato un po' con la smerigliatura in modo da appoggiare i fogli in vetroresina su qualcosa di carteggiato, ha più grip, non puoi mettere la vetroresina qui su una superficie lucida, quindi gli dai una carteggiata con la P80 intorno oppure una smerigliata, fai un po' come ti pare, importante fargli qualcosina in modo da avere la massima adesione. Vetroresina, vieni Samu, guarda, abbiamo la resina liquida catalizzata al 2%, non è molto facile, non è molto difficile. Vieni, guarda, abbiamo pretagliato i foglietti in vetroresina, pennellino, guantini sempre, spennelliamo. E appoggiamo il foglietto. Facciamolo sbordare un pochino, un centimetro. Resina, li vedi Samu? Sì. Pennellino, tamponiamo così, vedi, in modo da far penetrare la resina dappertutto. Fogliettino, guarda, li mettiamo due strati bastano. Resina, pennellino. Ma sì, due strati di vetroresina bastano, è più che sufficiente, anche perché c'è più stucco e gel coat, c'è più spessore di stucco e gel coat rispetto allo spessore della vetroresina, quindi per far struttura due strati bastano. Essicchiamo circa mezz'oretta. Vetroresina essiccata, siamo molto bassi, però è un basso tattico. Noi non dobbiamo trovare il pari con la resina, con la vetroresina in sé, non dobbiamo, dobbiamo star bassi. Prendiamo la P80 e carteggiamo tutto intorno, troviamo il pari qua intorno con la P80. Sai che non è venuto male, siamo un po' più alti qui, non siamo a livello, siamo bassi rispetto a questo livello qua, però siamo un po' più alti rispetto a questo livello qui. Fa niente, direi di dare una prima rasata di stucco con lo stucco vetroresina, che sarebbe questo qui.
Intanto che si asciuga lo stucco vetro resina, andiamo a vedere se sta facendo Samu. Tutto bene? Tutto bene. Grande, perché il buco lì è oltrepassato, quindi c'è un danno piccolo, però c'è. Vedi lì? Ok. Lo fai te? Hai visto come ho fatto, sì, vero? Boh, posto. Carteggiamo lo stucco vetro resina con la P150. Finito di carteggiare con la P150, siamo ancora bassi, però anche sto giro è un basso tattico, perché lo stucco vetro resina è molto poroso, non è un stucco da finitura, però siamo leggermente bassi. Ora prendiamo lo stucco fine e gli diamo una bella stucata, ci allarghiamo con la stucata. Stucco di finitura essiccato, ora possiamo andare a trovare il pari con la P150 e P240. Ci allarghiamo con la P400 e poi applichiamo due mani di fondo. La prima mano di fondo leggera. E con la seconda bagniamo un po' di più. Creiamo un po' di spessore. Essichiamo. Vi ricordate che questa parte qui viene coperta da un paraurti, quindi non ha senso andare fino in fondo. Il camper qua, lì, è sano. Gli facciamo la sfumatura, quindi carteggiamo con la 400, 600 e 800. Arriviamo con l'800 a questa altezza qui, in modo da fargli una bella chiazza qui. Ciclo di preparazione concluso, abbiamo detto di voler fare una sfumatura. Il segreto per fare una bella sfumatura è avere la parte dove sfumiamo pulitissima, quindi incartiamo il furgone, diamo una lucidata intorno a lì dove vogliamo fare la sfumatura e poi iniziamo a verniciare. Siamo alla verniciatura, prima mano stiamo soltanto sulla chiazza del fondo. Attendiamo 5 minuti, con la seconda mano di vernice ci allarghiamo un po'. Una sfumatura si presenta in questo modo qui. Vedi là che c'è quell'opacità lì? Diluente la sfumatura? Voilà! Finito di fare le sfumature, mettiamo la lampada, essichiamo e abbiamo finito. Il lavoro in sé non è molto difficile. Abbiamo finito, siamo stati bravi, siamo stati più che altro fortunati, la sfumatura va bene, non si vede niente, non si nota niente, il lavoro in sé, l'avete visto, non è molto difficile, chiunque lo può fare, se hai un po' di manualità, se segui questi passi qui, non è molto difficile.